La platea del Festival di Gifoni è una platea internazionale, può capitare di tutto, soprattutto è giusto che capiti di tutto perché, data la medialità che c'è ed è vasta, diventa un tamburo un po' per tutte le cose che ci interessano come vita sociale, come qualità di vita, come rapporto con i giovani. E naturalmente non possono mancare i grandi personaggi, ma non sono soltanto attori e attrici, sono anche e soprattutto sindaci. E qui in questo momento ne abbiamo uno molto ma molto particolare, perché niente di meno è il sindaco di Procida. Grazie mille sempre dell'accoglienza che ci avete dedicato anche in questa occasione. Mi fa molto piacere sottolineare che quest'isola è diventata un po' come una mascotte di tanti piccoli comuni d'Italia, perché una piccola comunità, poi tutto sommato 10.000 abitanti, che è riuscita ad ottenere questo prestigioso risultato, e credo che alla fine sia una bandiera rispetto a tanti piccoli borghi che meritano di essere valorizzati. La Campania ne è ricca e quindi noi, come dice spesso il presidente De Luca, dobbiamo valorizzare al massimo un potenziale enorme che abbiamo in questa terra e che alla fine, se viene conosciuto adeguatamente nel Mediterraneo e nel mondo, può darci grandi soddisfazioni anche economiche. Una soddisfazione che Procida merita ampiamente, perché sono anni, grazie ad un'amministrazione intelligente, che è un'isola felice, nel senso che lo è di fatto, ma soprattutto perché ha conquistato questa pulizia d'ambiente, questo ordine, questa capacità di accoglienza, questa tutela dell'ambiente stesso, che è forse la grande bandiera che ha giocato Procida per avere una nomination così importante. Questo la dice lunga anche sul futuro però di Procida, sul piano turistico che è già iniziato. Dobbiamo essere ben attenti a conservare l'identità del posto, perché questa grande notorietà che ha avuto Procida, inedita nella sua storia, esatto, la prima volta che è così nota, così pubblicizzata con tutti i media, sta facendo venire molta gente, molti turisti, molti curiosi a visitare l'isola. La cosa ci riempie di orgoglio chiaramente come isolani, perché dopo tanto tempo è quasi un motivo di riscatto rispetto alla storia precedente, rispetto a Ischia e rispetto a Capri, però è chiaro che questa massa di gente poi la dobbiamo cercare di incanalare nelle giuste direzioni affinché non si stravolga mai l'identità del luogo, identità di un posto marinaro dove la stragrande maggioranza dei concittadini continuano a fare il marittimo, il navigante in giro per il mondo, e quindi noi dobbiamo essere ben attenti come amministratori a trovare il giusto punto di equilibrio tra le esigenze dei cittadini e le aspettative di tutti gli ospiti che vengono sull'isola. Gli cittadini saranno più accoglienti, gli ospiti si premuneranno di venire un po' in punta di piedi. Quale sarà il primo evento giusto per festeggiare questa bellissima il notizia? Il primo evento simbolicamente lo abbiamo previsto il 22 di gennaio del 2022. Inviteremo il Presidente della Repubblica ed è un evento che si fa tra la terrazza di Santa Margherita, che è un po' il centro del Golfo di Napoli, perché girandosi a 360 gradi si può osservare una diversa località del Golfo, e sarà poi in relazione, in collaborazione con la terraferma, perché un corteo di barche poi arriverà a Bagnoli, nell'area occidentale della città di Napoli, a voler sottolineare il legame forte che c'è tra l'isola e la terraferma attraverso il mare. Quindi sarà un modo per far venire fuori che alla fine la cultura è un potente detonatore e la cultura non isola. Bene, Procida forever!